Nomaglio è un piccolo paese di 300 abitanti, ha una solida rete di buon vicinato, quindi ha la forza necessaria per affrontare un'emergenza come questa. In paese c'è un solo negozio, il mini market Civallero, che però è ben provvisto di generi alimentari e di generi di prima necessità, oltre che disponibile a procurare ciò che manca su ordinazione. Il negozio effettuava già prima dell'emergenza le consegne a domicilio e oggi ha confermato la piena disponibilità a portare la spesa a casa delle persone anziane o delle persone che ne hanno bisogno. Non abbiamo in paese una farmacia, il farmacista di Borgo Franco però si è reso disponibile a consegnare i farmaci anche a Nomaglio. I medici inviano le ricette direttamente alla farmacia, le persone che ne hanno necessità fanno la richiesta telefonica di farmaci da banco e la farmacia Pernigotti, garantisce la consegna. Abbiamo iniziato la distribuzione dei buoni spesa aderendo alla proposta formulata dal Consorzio dei Servizi Sociali in Rete di Ivrea, di cui il Comune di Nomaglio fa parte. Il consorzio ha proposto procedura e linee guida dopo un approfondito confronto con tutti gli enti gestori della regione e con l'ANCI Piemonte. Quindi il comune ritira le richieste, le domande da parte dei cittadini, le invia al consorzio, le assistenti sociali fanno una istruttoria molto veloce, insomma nel giro di 24 ore siamo in grado, dalla presentazione della domanda, siamo in grado di consegnare i buoni che devono essere spesi nel negozio del paese. Non abbiamo al momento casi di positività al Covid o persone in quarantena, ma nel caso si presentasse l'eventualità siamo organizzati per farvi fronte nel migliore dei modi, soprattutto per supportare le persone nel migliore dei modi. In ogni caso, io in prima persona e gli amministratori comunali con me sono a disposizione dei cittadini per ogni evenienza. Diciamo che rispettiamo in modo disciplinato quelle che sono le norme restrittive, anche se un po' a fatica. Il paese è immerso nel verde, è dotato di una ricca rete di sentieri e di mulattiere che attraversano i castagneti, i boschi di castagno, i vigneti, e quindi la tentazione di uscire potrebbe esserci, ma diciamo che tutti i cittadini sono oggi consapevoli che è necessario limitare la propria libertà, la libertà personale, a favore di un bene che indubbiamente oggi è di altissimo valore, che è quello della salute di ognuno. Che è la salute di tutti.